In questo caso vediamo una variante diversa di esercizio per colpire al meglio i pettorali. Fondamentalmente si tratta di alternare le croci con le classiche spinte. Ovviamente la differenza rispetto alle classiche croci e spinte è che in questo caso eseguirai il tutto un braccio alla volta, con l'altro braccio che rimane esteso sopra il petto con il pettorale ben contratto. Sempre con i manubri a 45 gradi rispetto al corpo per stressare meno l'articolazione delle spalle, rispettando come sempre i principi di base per quanto riguarda i piedi ben saldi per terra, la zona lombare leggermente inarcata, le scapole addotte e depresse per preservare l'articolazione delle spalle con il petto bello aperto e il collo ovviamente in linea, sempre con una respirazione corretta, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase. Come detto, i gomiti devono sempre rimanere a 45 gradi rispetto al corpo per non arrecare troppo stress a carico dell'articolazione delle spalle, con un movimento lento e controllato, con un ampio arco enfatizzando la contrazione e il pompaggio, e stanno anche molto attento nella fase eccentrica di discesa a eseguire il tutto lentamente proprio per massimizzare anche il tempo a sottotensione, e alternando per appunto croci e spinte puoi trarre il massimo da entrambi. Le croci hanno il vantaggio di escludere il più possibile i tricipiti, quindi con il massimo focus sui pettorali, allo stesso tempo con le spinte che possono essere ottimali per colpire il petto. Come sempre esegui il tutto con ottima consapevolezza muscolare, sentendo al meglio l'esercizio. In questo caso vediamo la variante in piedi con due manubri. Essendo l'esercizio molto intenso, anche se può non sembrare, utilizza un carico più leggero rispetto al solito per quanto riguarda i manubri selezionati. Come sempre, da afferrare con una presa non troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo a livello muscolare. Quindi sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo contratta, la schiena che mantiene le curve fisiologiche e le scapole il più possibile addotte e depresse durante l'esecuzione per proteggere l'articolazione delle spalle. La presa è quindi in supinazione e esegui quindi il movimento in maniera lenta e controllata con un ampio arco, andando coinvolgere in particolar modo la cuffia dei rotatori e non solo, in termini di contrazione e pompaggio. Espira nella fase concentrica e in questa fase puoi fermarti mezzo secondo per massimizzare il pompaggio, per poi inspirare in quella eccentrica, come sempre da eseguire lentamente per massimizzare il tempo sotto tensione. Come detto, esegui il tutto con un ampio arco in maniera lenta e controllata, sentendo al meglio contrazione e pompaggio per i migliori risultati di ipertrofia muscolare. Come sempre, ancora prima di iniziare, seleziona una coppia di manubri che puoi gestire al meglio, senza sconfinare nel cheating, sporcando l'esecuzione e sbagliando la postura, quindi che rispettino il tuo grado di forza muscolare. Essendo l'esercizio molto intenso, anche se magari può non sembrare da subito, mi raccomando, usa un carico inferiore, sicuramente inferiore rispetto alle classiche spinte con manubri per le spalle quando sei seduto. Quindi sei in piedi, con le gambe leggermente piegate, come sempre la zona centrale del corpo contratta, anche a livello profondo per mantenere una buona postura, con la schiena che mantiene le curve fisiologiche, mi raccomando, e le scapole il più possibile addotte e depresse, per proteggere l'articolazione delle spalle. Afferri i manubri con una presa non troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo a livello muscolare, quindi sempre mantenendoti indicativamente inclinato a 45 gradi, esegui queste spinte che andranno a coinvolgere in particolar modo le spalle e in parte anche la cuffia dei rotatori per stabilizzare e parte anche della schiena a livello profondo, così come la zona lombare. Il tutto, come detto, è molto più intenso rispetto alle classiche spinte, quindi mi raccomando, stai molto attento, sempre con un ampio arco in maniera lenta e controllata, espirando nella fase concentrica di contrazione quando estendi le braccia e inspirando nella fase di scendente. Migliora sempre più la consapevolezza muscolare, sentendo al meglio il pompaggio muscolare stesso dei muscoli per i migliori risultati di ipertrofia muscolare. In questo caso vediamo una variante diversa rispetto al solito per quanto riguarda le spinte indietro per i tricipiti, dove oltre all'estensione delle braccia hai anche la pronazione dell'avambraccio proprio per colpire al meglio i tricipiti stessi in termini di ipertrofia muscolare, pompaggio e contrazione. Come sempre sei in piedi con le gambe leggermente piegate, zona centrale del corpo contratta anche a livello profondo per un'ottima stabilizzazione, con la schiena che deve assolutamente mantenere le curve fisiologiche, scapole addotte e depresse e il collo in linea. Mi raccomando, seleziona sempre un carico adeguato per un movimento corretto in termini di contrazione, esecuzione e postura, massimizzando anche il tempo a sottotensione per l'appunto, come detto, estendendo le braccia e contemporaneamente eseguendo anche questo movimento di pronazione, sentendo al meglio la contrazione dei tricipiti, espirando in questa fase, nella quale puoi fermarti mezzo secondo per massimizzare il pompaggio, per poi inspirare nell'altra da eseguire lentamente con un ampio arco, sentendo al meglio anche l'allungamento dei tricipiti stessi. In questo caso vediamo una variante diversa di curl rispetto al solito, sempre con un carico adeguato in termini di manubri. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, zona centrale del corpo contratta per un'ottima stabilizzazione, la schiena che mantiene le curve fisiologiche, quindi senza inarcarsi o iperestendersi, con il collo in linea e le scapole addotte e depresse. La presa non deve essere troppo stretta a livello delle mani per evitare che gli avambracci intervengano troppo a livello muscolare, il nostro focus rimangono i bicipiti. Dopodiché inizi il movimento con la presa in pronazione e i manubri appoggiati ai quadricipiti, quindi esegui enfatizzandola questa supinazione
inclinazione degli avambracci stessi, arrivano con il mignolo più in alto del pollice per colpire al meglio i bicipiti, in termini di contrazione e pompaggio, espirando in questa fase, nella quale puoi fermarti in mezzo secondo per massimizzare il pompaggio, per poi inspirare nella fase discendente da eseguire lentamente con un ampio arco, resistendo al meglio per migliorare anche il tempo sotto tensione, sempre in maniera lenta e controllata con un'ottima postura, senza quindi lasciare cadere i manubri. Il nostro obiettivo quindi non è solo flettere i gomiti per l'appunto, ma soprattutto supinare gli avambracci, arrivando con i manubri all'altezza del petto, uniti fra di loro, proprio per sentire al meglio il lavoro dei bicipiti anche in termini di picco, per migliorare i risultati di ipertrofia muscolare. In questo caso vediamo un esercizio diverso dal solito per colpire al meglio la zona addominale con due manubri. Il primo è posizionato come sempre con un carico adeguato all'altezza delle caviglie. Il secondo invece è mantenuto con le braccia completamente estese. Come detto, mi raccomando, scegli un carico per entrambi i manubri che sia adeguato, il tutto è molto intenso. Quindi vai a eseguire questo crunch per colpire al meglio la zona addominale, sia in termini di flessione, colpendo quindi il retto dell'addome, sia in termini di stabilizzazione. In parte entreranno anche i flessori dell'anca, però per escluderli il più possibile puoi contrarre i glutei, così il focus rimane sulla zona centrale a livello muscolare. Come sempre, espira quando contrai e inspira nell'altra fase. È sufficiente solo staccare le scapole dal terreno senza andare più in alto, sempre senza che il collo intervenga, quindi il collo non deve intervenire né a livello muscolare che articolare. Assicurati come sempre di eseguire il tutto con un ampio arco in maniera lenta e controllata, sentendo al meglio la contrazione senza movimenti a scatto oppure balistici. Dopodiché il nostro obiettivo ovviamente è massimizzare la contrazione per quanto riguarda la zona centrale del corpo, senza per l'appunto che anche le gambe intervengano troppo a livello muscolare. Ancora prima di iniziare l'esercizio, in questo caso utilizzando due manubri, come sempre seleziona un carico che puoi gestire al meglio senza esagerare, che rappresenta una via di mezzo fra la forza muscolare delle gambe e la resistenza per quanto riguarda il mantenere questa postura con i gomiti flessi, con questa leggera extra rotazione che in parte, oltre alle spalle, andrà a coinvolgere anche la cuffia dei rotatori. Quindi mi raccomando, il peso è soltanto un mezzo. Dopodiché, una volta che hai afferrato i manubri con una presa non troppo stretta, esegui l'esercizio. I piedi sono ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, con le punte leggermente verso l'esterno e il secondo dito di ogni piede in linea con il ginocchio. Attento quindi che le ginocchia stesse non si muovano in maniera non corretta verso l'interno, ma rimangano invece in linea con i piedi. L'esecuzione è composta da due fasi. Nella prima, definita hip hinge, sposti il bacino all'indietro come se ti dovessi sedere, mentre nella seconda vai a flettere l'articolazione delle ginocchia con il peso che grava principalmente sui talloni e meno sulle punte dei piedi. Le ginocchia stesse non devono mai andare oltre il piano immaginario che parte dalla punta dei piedi per evitare di sovraccaricarsi in termini di stress. Espira quando contrai e inspira nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. La zona centrale del corpo a livello muscolare sarà contratta per mantenere una buona postura. Assicurati inoltre che la schiena mantenga le proprie curve fisiologiche. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Nella fase di discesa puoi arrivare con le cosce parallele al suolo o puoi abbassare ulteriormente il bacino, e tutto questo dipende dal tuo grado di flessibilità e mobilità che devi rispettare. Con questa variante di squat coinvolgiamo in particolar modo quadricipiti, glutei e femorali. Se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online.